Siamo con la signora Rita Leto, l'implacabile compagna di Sandokan, che tra poco convoleranno a nozze. Ci vuole prima di Natale, ci sposiamo. Ah, siete compagni? Sì, al momento sì. Da quanti anni? Sono 3 anni. Ah, da poco? 3 anni, quasi 4 anni, diciamo. Che state insieme? Sì. E quindi prima di Natale coronerete questo sogno di costituire una famiglia? Sì. Cosa le è piaciuto del signor Sandokan? È uno che lavora, non fa mancare niente. È simpatico. Mi vuole bene, una brava persona, una persona seria. Eppure lei è simpatica. E se no lui non veniva da me, l'ha capito che persona che sono io, ecco perché ha buttato l'occhio su di me. Mi ha capito che persona che sono. Prego. E allora, per il fatto della spazzatura, le persone che, pure vicino a casa mia, a dire a una signora, guarda il contenitore è lì, cosa ti va di buttarlo là dentro? No, la metto su un marciapiede. Per dirgli, signora, questa parola qua, mi ha mandato pure a quel paese. Scostumato, è logico, per dire qualche cosa. Poi quando si fanno dei lavori, io faccio dei lavori, i porti vecchi, i finestre vecchi, cose vicino al contenitore, perché i vigili non intervengono? E le persone, per forza i turisti non possono venire qua, che vedendo questa città così abbandonata, chiuso l'aeroporto, chiuso la stazione, chiuso tutto. Cosa dobbiamo fare? Il porto, che noi abbiamo il metallo che lo possiamo dare, come infatti lo diamo alle altre persone. Come fa che noi lo paghiamo più caro in metà? Questa è una cosa proprio assurda. Dico io, noi cittadini, comportiamoci bene. Ognuno di noi deve fare la propria parte, le istituzioni e i cittadini, collaborare. Se io ti dico a te buttare il pacchetto di sigarette, guarda, cosa ti va di prendere e metterlo nel contenitore? 50 metri più in là. C'è il contenitore, mettilo. E invece no. Invece no, manda a fare quel paese. È una cosa proprio assurda. Questo odore di castagne, questo calore che emana. Il trucco delle castagne, che gli mette il sale, delle persone. Quindi lei come lo zio Raffaele, che butta il sale nello stadio, lei sulle castagne? No, sulle castagne. A mezza cottura le butti lì un pochettino di sale, vengono più bianche e più saporite. Ecco perché mi chiamano il re delle castagne. Il numero uno. Il numero uno, perché se ne hanno messo 4 o 5 e tutti i 4 o 5 ancora hanno chiuso. E invece persiste la storia. Beh, infatti io ancora, ringraziando a Dio, esisto perché sono capace a fare le carte rosse. Perché si diceva Varo Liccio, come a voi insieme all'indomabile la mia signora. La signora. Esattamente. Che fornisce un aiuto. Così, non è che, però è quello che mi deve aiutare lei a casa, perché deve fare dei servizi, no? Sa cucinare. Sì, sa cucinare. Perché pulita, cucinare, non gli faccio mancare niente a lui. Stirare, non fa mancare nulla. No, io no. Sono una persona perfetta. Ecco. Perfetta. Come no? Quindi dicembre deve arrivare presto. Sì. Quando arriverà ci prepariamo per sposarci. Che ora? Non possiamo stare più. Single. È normale, no? Se no facciamo niente dopo. Allora. Cosa penserà il giorno delle sue nozze? Sono contenta che mi sposo. Così è sicura del 100% che. Sono sicura. Che non è presa in giro da nessuno. No. Che non lo prendo in giro. No, non è presa in giro. C'erano i suoi fratelli e le sue sorelle che mi hanno visto che dice che era un pochettino io malandato, invece birichino pensavo che lui scherzava, credendo che la scherzava, invece. Quindi facciamo vedere ai suoi parenti un bel bacio. Forza Crotone!